Lorena Ricordini fa una nuova canzone, anche questa volta come si chiama? Non ho mai conosciuto un cane come il mio. Buona visione. Quando ero piccola avevo come animale domestico un coniglio che si chiama Piccirillo, ma un giorno se n'è andato. E mi dispiace, io sono rimasta proprio delusa. Gli ho detto: mamma, vuoi comprare un altro coniglio? Mi ha detto: no, non voglio avere un altro coniglio in casa. Poi ho avuto una bella idea. Girando su Facebook ho visto un cane abbandonato. Era Willy, che era famosino così. Era stato amore a prima vista. Mamma pensava che abbaiava così forte. Poi quando è arrivato a casa era dolce e gentile cagnolino. All'inizio non andavo d'accordo con lui perché i miei genitori pensavano più al cane. Poi mano a mano ho seguito anch'io. Quando non andavo a scuola, restavo sempre per lui, perché combinava guai, saliva sui tavoli, perché voleva il cuscino, ma io non nasconderò dove, nonostante tutto questo, era un cane molto carino e puccioso. Nascondevo i miei giocattoli perché prima faceva, come devo dire, perché ho vergogna di dire cosa faceva. Faccio molti TikTok, all'inizio quando arrivava, ma quando adesso che faccio i TikTok non me le fa. Lo sapete perché? Perché mi ringhio in faccia, non vuole troppo bene, non lo so. Peccato che lui non parla così. Facevo pace con lui. Poi siete arrivati voi. E io adesso porto il cane a far pipì. Carino. Vede pure i film con me. Come Lily e Babavondo, con la zampa, tutti i film che voglio insieme a lui. Mio cagnolino, lo voglio un sacco di bene, infinito. Lo so che faccio del male, però dopo sta sempre vicino a me. Compro un sacco di peluche per lui, però lui non vuole peluche, perché dice: sono tuoi peluche, non faccio mai quelle cose. Ha sempre fame e vuole andare dove vuole lui. Grazie a Kila Lenny che mi ha dato un cane speciale per me.